effettuato l'ingresso ai 3 cavalli, tutto pronto, partiti. All'esterno va in vantaggio Scizia nei confronti di Herculanus, che ha all'esterno Black Panther con il terzetto che transita di fronte al traguardo. Scizia al comando, affronta la prima piegata nei confronti di Black Panther, che galoppa all'esterno di Herculanus. I tre nello spazio di 2 lunghezze, poco più. Adesso aumenta leggermente il vantaggio di Scizia nei confronti di Black Panther, che copre in corda Herculanus. Si tocca i 1000 metri conclusivi senza nessun accadimento, con Scizia al comando, Black Panther all'esterno, Herculanus all'interno di Black Panther. Ancora non succede niente, siamo a 800 dalla conclusione, con Scizia che si mantiene in vantaggio, Herculanus è chiuso in corda da Black Panther, con il terzetto che va ad affrontare la piegata conclusiva. Sempre Scizia in avanti, Black Panther che adesso gradatamente si avvicina sulla battistrada e prova a scappare a questo punto. Herculanus segue le mosse di Black Panther, Scizia che adesso scivola in coda, ingresso in addirittura, Black Panther in fuga, Herculanus che si lancia al suo inseguimento, poi Scizia con Black Panther ancora in vantaggio, Herculanus che adesso sposta dalla scia di Black Panther, viaggia ancora facile Herculanus all'esterno di Black Panther, sta passando in mano praticamente Herculanus nei confronti di Black Panther, proprio indietro Scizia. Nessun problema per il netto favorito, 1.08 in chiusura, vince Herculanus davanti a Black Panther e Scizia. 2-1 l'ordine di arrivo ufficioso di questa prima corsa della serata, il favorito a segno Herculanus, i colori sono quelli di Simone Bocci, il training è quello sempre di Simone Bocci in sella, Germano Marcelli, 1.08 la quota.